Signore e signore, benvenuti in questo nuovo video, io sono Zero e oggi cominceremo una nuova serie. Eccoci qui su Earthful Escape, nuova serie che porterò sul canale, spero vi possa piacere. Impersonificheremo Francis Vendetti, che è il nipote del più famoso Johnson Vendetti. Si parla di musica, si parla di musicisti, lo potete sentire dal sottofondo musicale che ci preannuncia che ci sarà veramente una colonna sonora molto interessante. Molti lo identificano come un album interattivo, quindi spero che il gioco vi piaccia. È stato uno degli denominati a indie dell'anno, quindi già l'avevo tenuto sott'occhio da un po' e mi fa molto piacere giocarlo qui con voi, quindi lo andrà a affiancare Death Door nella pubblicazione qua sul canale. Ma non prolunghiamoci oltre e andiamo in gioco. The rivers, they are landing gold. Per strimpellare una ballata folk sulla dura vita di un minatore, tieni premuto X. Per suonare un inno folk ai lussureggianti acri di Calypso, Colorado, tieni premuto X. Siamo passati da un minatore agli acri di Calypso. Per suonare un'epopea fantascientifica alla chitarra ti è premuto X. Qua tutta un'altra storia. Your look doesn't match your sound. Excuse me? You dress like a drifter, but you sound like a space opera. Complete tonal disconnect. Gives me anxiety. Oh, sorry, that was... I'm usually much more serious. I play folk music. You look like you do. I mean, I'm trying to write for this show. My first show. Uh-huh. But after a while, it feels like I'm strumming backwards. And my mind wanders away. Where to? Ok, dobbiamo decidere noi. Verso quali luoghi? Gli insondabili recessi dello spazio nel mezzo di una nebulosa su un raggio di sole, pianeti senza nome? Wow. Nel mezzo di una nebulosa su di un raggio di sole. Nebula. Suspended in a sunbeam. You seem a little lost, kid. Which is good. I find lost young men are in the business of irrational and dangerous decisions. Wouldn't you agree? Pericoloso non saprei, ma sono di certo irrazionale. Non stavo ascoltando. Sono più pericoloso di Diabolic. Non penso. Not sure about dangerous, but I am irrational. Excellent. I need you to accompany me to the summit on Leaf Road Ridge. I'm going to commit a crime. Come un reato?
D'accordo ci sto, chi sei, qual è il reato? Allora, io avrei detto d'accordo ci sto solo per crearmi un personaggio all'interno del gioco, no? Cioè per fare quello che il gioco vuole che tu faccia, in teoria. Il spensierato, quello che non sta lì a farsi troppi problemi. Però io voglio essere... voglio avere la reazione, voglio dare al personaggio le reazioni che avrei io, quindi... What's the crime? The best kind. The mysterious kind. Ah, posso farle tutte e tre? Allora, who facciamo così. You? I'm Violetta. I can assure you there's nothing strange about me at all. Andiamo. I'll do it. I knew you would. Dope. Ok, ci siamo. Andiamo ad accompagnare Violetta a commettere un reato. Mi piace molto graficamente. Mi piace davvero tanto. Il personaggio è fatto in 2D, ma tutto intorno ti dà veramente una bella sensazione. Non lo so, sono due contrapposizioni grafiche diverse. Dietro è molto curato, mentre il personaggio è proprio 2D classicissimo. Ti è venuto per interagire. I kids come here to hang out. At least they used to. A lot of folks moving on from Calypso. Ok, quindi siamo a Calypso. Quindi noi ci stavamo esercitando per la nostra prima esibizione folk, ma a quanto pare non ci riesce di suonare il folk, ma ci riesce di suonare il rock. E questa cosa mi piace molto, perché vediamo, lui è il nipote di un musicista molto famoso di folk. Questa è la storia, e quindi probabilmente lui cerca di imitare lo zio in quel genere musicale, ma non ci riesce, trovando magari più piacere, più interesse nel suonare il rock. Quindi vediamo un po' come si evolverà questa storia. Ok, andiamo. Beh, poi per il resto è un platform abbastanza classico. Wow, veramente bello. Anche sottofondo musicale è stupendo. Ok, siamo arrivati. Where did this come from? After party for your show. Rami's gonna move the crowd up here after the liquor license scratches. The skiffle band is playing. Sono tutti matti per lo skiffle, buon per loro. Gli darò una possibilità. Hanno delle opinioni piuttosto categoriche sullo skiffle. I'll give him a chance. Plug into the amp on stage. I'll patch you in. Is this your stuff? Of course not. Oh. Ok, dobbiamo andare agli amplificatori. Ci siamo. Il modo X per suonare una balada folk. Stop. No Johnson Vendetti clone folk. Play the stuff from the lookout. Oh, no. Seriously, that's nonsense. Hey, when it comes to nonsense, I'm one of the greats. Play. Ok, andiamo col rock. That one. Play again. That's worse than the first one. Bonanza. That's it. Okay, ci siamo. What are you taking? Nothing. Valves. Later. Wait, is this Rami stuff? You're stealing valves from Rami? Yeah, so? He killed a man in Boulder. Everyone says so. Punched him in the neck. I know. I'm Francis. Francis Vendetti. I know who you are, kid. I saw the flyers. There's a very tiny picture of you on it. I never signed off on the flyers. You ever made it to the top? Been too scared to try. Yeah, you could really kill yourself from up here. You shred pretty well for a folk singer. Lo so. I know. So you're standing in the shadows of Johnson Vendetti, huh? He's my uncle.
That must suck. It ain't so bad. It's just that I guess folks think they know who I am. Where I should be going. Have you considered becoming someone else entirely? How do you mean? Might tell you about it someday. I gotta scram. Stay weird, kid. Hey, will I see you around town? You know Lightman's? In Calypso? In Calypso? There's no such place. Maybe you're not looking hard enough. Someone else entirely. Rami finds out I was up here when his gear got stolen. Well, I'd rather not think about it. I'm gonna book it back to town and forget the whole thing. Ovviamente Annapurna Interactive, ragazzi, io l'ho sempre detto, i giochi di Annapurna vanno recuperati, pubblicano veramente le piccole perle. E questa secondo me è una di quelle. È difficile parlare su questo gioco perché è veramente bello, cioè non vorrei interrompervi la visione di tutto ciò. Però poi uno diventa semplicemente un portarvi i filmati, quindi qualche minchiata devo pur dirla. Però sembra veramente bello. Poi questa musica è... Proprio fissati con Johnson Vendetti. Ok, ci siamo. C'è la sua musica in città, tutti i volantini. Oh, cos'è qua? Francis, you little bastard. Ma come? Scusi. Come to me, my love. Goldie! You lucid? Come sei lucida? Perhaps a bit. I have a ticket to your recital. Got a lot of new material. Probably an album's worth. I think when you're beneath those lights, I might catch a glimpse of my old friend. Sembra di essere nel 1955. You look like him, you know. Your uncle. I know, Goldie. I really do. Che tutti guardano noi per vedere nostro zio, della nostra figura non gliene frega proprio niente. Undeniably haunted, possible hub of underage drinking. Cioè di noi non gli frega proprio nulla. Ah yeah, man of the hour. Hey Tao. Yo, I've never seen so many people in town. Yeah, it's horrible. You listen to that record? Yeah, I kind of loved it actually. Now that surprises me. What with you being a serious folk musician? Riesco a concentrarmi ultimamente la testa da un'altra parte. Hai mai sentito parlare di un posto chiamato Lightman? Junk sci-fi movie. It's not a movie, it's a place. It ain't in this dead end. Ok, riesco a impegnarmi molto poco ultimamente. Perdo di continua concentrazione, yeah. Vai. Can't be serious lately. Keep spacing out. You gotta let it happen, man. Play blues, play funk, blow minds. Yeah, sure. See what I can do. Io è chiamato tardi, vai. Arrivederci, bello. Ciao. Lavorare troppo, Ti vedo bello stressato. Allora, dobbiamo trovare questo Lightman's. Lo sold out. Aspetta, c'è qualcosa qui. Calypso is usually much quieter. Gets quieter each summer, the old folks say. People are here for the anniversary of my uncle's album, Pines. It's kind of like a festival. Everyone's pretty excited. Ok, quindi questo è l'anniversario dell'album di nostro zio. Johnson Vendetti Festival ends tomorrow night. Finale is at the Salty Seagull, where Johnson Vendetti's nephew will take the stage for the first time.
Questi sono i volantini, infatti noi ci hanno messo piccolissimi sopra e in mezzo hanno messo nostro zio. Ah, sta parlando con noi. Mi piace questa... You avoiding me, son? No, Rami, no. I find you very intimidating. What am I doing, Francis? You... I have no idea. I'm smiling. That's it. And when I'm smiling, you know I don't mean nothing shady or untoward. Despite the gravity of the words I might be speaking. Right. We got a full house tomorrow night. My face is friggin' hurting. I'm smiling so much when I say, you will play songs exclusively from the personal repertoire of your uncle. Or you will misplace teeth. Well then, I suppose we have an accord. And make sure you show your face at the after party, huh? Cioè, ci sta pure minacciando. Dobbiamo solo suonare cose di nostro zio. Cafe cliché. Their pastries are in the shape of a villain's gnarled comb. Ok, possiamo salire qui, se no andare avanti. Look who's come wandering by. Hey, start blowing trumpets, lads. It's Francis Vendetti. Fern, Lonnie, Angus. Your show is sold out. You know that? Yeah, I saw the posters. There better be some skiffle in your show, Vendetti, for your sake. I'm just telling you, because I'm your pal. Skiffle? Like jazz with pots and pans? Watch your mouth, Vendetti. The Beatles had skiffle roots. It's coming back in a big way. Hotter than folk music, tell you that for free. Che loro vogliono che suoniamo lo skillo, non mi ricordo come che si chiama. Skiffle. Ok. Loro vogliono che suoniamo lo skiffle. Rom vuole che suoniamo soltanto i pezzi di nostro zio. A nessuno interessa cosa vogliamo suonare noi. Hey, old fella. Carezziamo il cane perché sì. Comunque sì, vogliono che suoniamo tutto quello che vogliono loro. Loro lo skiffle, Rom vuole che suoniamo le cose di nostro zio, ma appunto nessuno gli interessa quello che vogliamo fare noi. Tranne Violetta, che ci ha proprio chiesto cosa vogliamo suonare noi. E a quanto pare a noi piace il rock. Allora, andiamo di qui. Hey, you're Johnson Vendetti's kid. Nephew. Sure, whatever. Saw the flyers for his show, man. Probably won't check it out, though. Okay, whatever. Don't mean nothing nasty, honestly. I'm sure you're a good kid. But you've got no chance. Of what? Johnson Vendetti was a folk mastermind. Once in a generation. And genius ain't hereditary, kid. Well, always nice to get the thoughts of an industry heavyweight. Ah, proprio così, gliel'abbiamo sbattuto in faccia che è un poveraccio che suona per strada. Molto bene. Allora, questa è una libreria. Cassandra, you're leaving? What happened? Intrigue, laser lights, shops disappearing in the night. I won't put up with it. Who's got lasers? Don't mind all that, I'm leaving. Cassandra, I'm devastated. You're just the only shop I bother to steal from. Lies, lies. You can come visit me down the road in Donnybrook. Here, choose a book. From me to you. Sci-fi dribble. Just how you dig it. Ok, dobbiamo scegliere un libro. Psichedelico macabro, uno scienziato avvelena le acque della propria città per apparire ai suoi abitanti come una creatura aliena. Sulle ali di Orione, un re si camuffa da un angolo di cielo nuvoloso. Questo è veramente orribile. Velocrom, facendo uso di un avatar illegale, un mutante giunge sull'apice dell'aristocrazia di una cybercittà. Sono indeciso fra psichedelico macabro o Velocrom. Penso che sia questo. Wow. Well, aren't you gonna thank me? Sorry. I think I was having an epiphany. Well, savor it, my friend. What I wouldn't give for a good epiphany. Hey, you ever heard of a place called Lightman's? Francis, I don't think... Actually, no, never mind. I've never heard of it. Now run along, go practice.
Lei sa qualcosa, ma non ce lo vuole dire. Ah, ma intanto abbiamo avuto un'epifania. Cioè, abbiamo scelto il libro e sembra che... Non lo so, strano. Chissà, magari se non è qualcosa per dei collezionabili o potenziamenti, non lo so. Comunque, lei sapeva dove era il locale, eh? Non ce lo voleva dire. Cosa c'è? Probably a hub for time travelers. Ma suona il telefono? Hello? Francis Vendetti, the pleasure's all mine. Mayor Swartz here. How did you know? I like to have my ear to the ground, my boy. Felt the vibrations. Ready for the big show? Yeah, just rounding off the corners. Excellent, excellent, really. The town's counting on you, son. What with businesses closing up, low voter morale, mayoral corruption. Haven't you been the mayor for like 12 years? And a series of unexplainable events that have no basis in fact whatsoever. You can put them right out of your head. Unexplainable events? I shouldn't speak about it over the phone. All I'm saying is this. Your show's important, Vendetti. There's a lot of folks out there counting on you. Wow. Okay. Don't cock it up. Niente, altra pressione pure dal sindaco. Non riusciamo proprio a godercelo questo. Intanto c'è una coppia imboscata là dietro. Non riusciamo proprio a godercelo questo concerto, eh. Ognuno ci dice i propri interessi. A nessuno interessa veramente quello che vogliamo fare noi. Siamo sempre lì. Se prima ci chiedevano un genere musicale preciso, può ricordare lo zio o per motivi loro, stavolta addirittura c'entra la politica del sindaco che vuole apparire. Hey, I'm supposed to tell everyone we got Johnson Vendetti's 20th anniversary release of Pines in stock. I've got a copy, Lucy. The folk masterpiece. The voice of an American generation, or whatever. 12 million copies sold. Okay, yeah. Lucy. Got any records by people pretending to be someone else? I mean, sure. We got Captain Beefheart, legendary Stardust Cowboy. Oh, Hank Williams pretended to be a character called Loop the Drifter. Hank Williams, really? Why would he do that? To say stuff he couldn't say as Hank Williams. Whoa. You okay? Yeah. I keep spacing out. Ma hai sentito di un posto chiamato Lightman's? You ever heard of a place called Lightman's? A place called Lightman's? No. You want me to check out back? Nah, got a feeling you won't find it. Non vogliono dirci. Sembra che pure lei sapesse qualcosa, ma non vuole dircelo. You coming to the show? I'll go to the show. Not going to the after party. You don't like the skiffle band? They're like Jimmy Page started in skiffle. Yeah, everyone loves Jimmy for his skiffle. Exactly. Thanks, okay. Lucy. Grazie, Lucy. Andiamo avanti. Per trovare questo Lightman's. La città è molto bella. My place, childhood home of Johnson Vendetti. Questa è casa nostra, che era la casa di Johnson Vendetti. Non c'è niente di nostro, praticamente. È sia un tempio che una tomba. Entriamo a casa. Tutto ciò che abbiamo e che facciamo è sempre collegato a Johnson Vendetti. How was your day? Was everyone excited to see you before the show? Yeah. I'm really excited. Buckaroo? Huh? You don't seem yourself. Don't seem myself? I've decided to create the most elaborate stage persona the world has ever seen. Okay. Will you be down for dinner? We're having enchiladas. The boy you loved may already be gone. Quindi tutte queste epifanie ci hanno fatto prendere decisione di creare un nostro alter ego. E a nostra madre non è fregato un cazzo. Ci ha chiesto se torniamo a cena.
That's my dad and my uncle. They were really close, Mom says. From the beginning until the end. No one asks me about my dad much. Cioè, non è interessato veramente neanche a nostra madre il fatto che noi abbiamo trovato noi stessi, praticamente, creandoci un alter ego. Cioè, decidendo di creare un alter ego. Questa situazione, secondo me, la possono riscontrare molte persone, molti di voi, che hanno vissuto una situazione simile. Non per forza l'essere messi in ombra da un membro della vostra famiglia, o comunque essere riconosciuti perché qualcuno della vostra famiglia o qualcuno vicino a voi è diventato famoso o comunque aveva un nome, ma anche da quelle persone che vogliono fare qualcosa della propria vita e che non vengono mai visti seriamente. Secondo me questa storia, secondo me questo gioco può comunicare qualcosa a queste persone. A me in primis, a me in primis, perché ho vissuto anche il voler fare qualcosa nel mondo della musica, perché mi conosce lo sa, e ora nel mondo del web. La vivi sulla tua pelle quando la gente non ti prende seriamente, come è successo ora con la madre di Francis, che lui gli ha detto la sua idea di crearsi un alter ego per il palco e sua madre non è che gliene è fregato più di tanto, gli ha chiesto semplicemente cosa voleva per cena, anzi se tornava a cena. Quindi questa è la nostra stanza. E non l'hanno tradotto. Perfetto. Could the radio intercept intergalactic transmissions? Could I step on stage, not as myself, but as someone else entirely? Vede, sta cominciando a pensare al fatto di non salire come Vendetti, magari. Allontanarsi da quel nome per crearsi un qualcosa di suo. Metto un disco e mi rilasso. We mankind are just 62 miles away from the infinite. On the far side of a thin film of atmosphere lies a tundra beyond the limits of human comprehension. The universe, in all its grandeur, its wonder and desolation, waits mere miles away. The stairway to the great cosmic symphony is at our feet. Ragazzi, ci fermiamo qui per oggi. Questo gioco mi sta piacendo, non è successo ancora niente, ma è stata una puntata introduttiva. Nel prossimo episodio andremo a vedere che cosa succederà. Io vi ringrazio per aver visto il video fino ad oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo gioco. Secondo me è un gioco valido. Già abbiamo visto in questa introduzione come sia bello sia visivamente che nella storia, in quello che vuole comunicare. Ne ho parlato prima, secondo me, della storia, a chi può comunicare qualcosa a questa storia. Spero vi piaccia, a me sta piacendo. Fatemi sapere nei commenti appunto cosa ne pensate. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Passate in descrizione dove trovate tutti i link ai miei social, soprattutto a Twitch, dove mi trovate in live dalle 5 alle 8 tutti i giorni, tranne nel weekend. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Jikaimasen!